So thank you, Mr. Guinier. And now, basically, we are now at the point of our esteemed panelists. We know that some of them are already booked up for their comments or for questions. And then, of course, there will be space for questions from anybody else. The first of the panelists was asked to comment on the issue of piracy, just to follow up on what we were saying, is Mr. Giuseppe D'Amato, is here. And we all know he went through the terrible experience of having a vessel hijacked. And so he will certainly have something interesting to say to us. Scusatemi se parlo in italiano, il mio inglese non è molto accettabile. Comunque io desidero parlare soprattutto agli italiani. Per prima cosa ringrazio molto Francesco per avermi dato l'onore di sedere a fianco al maestro, al professore Berlinceri. Un applauso. E poi desidero parlarvi di quello che è successo a me e a mio fratello Luigi, perché noi abbiamo avuto il 50% delle navi italiane sequestrate, fra noi e mio fratello Luigi. Noi abbiamo avuto la Rosalia. E purtroppo, voi sapete che per quanto riguarda gli armati stranieri, esiste già da 2 anni una legge che lo consente, però non è stato ancora approvato il regolamento. Per cui quando mettiamo degli armati stranieri a bordo, noi purtroppo siamo fuori legge. Sappiamo che la cosa viene tollerata, ma immaginate un magistrato che invece non la vuole tollerare. Noi siamo immediatamente indagati e possiamo andare addirittura in galera. E non solo per questo. Perché noi non possiamo neanche coprire quelli che sono i rischi del sequestro, perché il riscatto in Italia è vietato praticamente e quindi noi non possiamo nemmeno fare questo legalmente, quindi anche per questo potremmo essere indagati e passare veramente dei guai. Ora, questo regolamento, come ripeto, per quanto riguarda gli armati, è allo studio già da 2 anni e non si capisce perché non debba venire ancora approvato, perché effettivamente, credetemi, è un'angoscia per noi. Noi purtroppo siamo costretti ad andare in quelle zone continuamente e credetemi, quanto so che stanno in prossimità dell'azione dei pirati, io non riesco a dormire la notte. È una cosa veramente terribile. E poi non vi posso descrivere quello che è stata l'angoscia dei 7 mesi che abbiamo avuto per la Rosalia. Perché noi, in effetti, quando purtroppo si passa un guaio, ma si ha da fare con persone ragionevoli, si ragiona anche se si perde. Ma lì si ha a che fare con persone che oggi dicono una cosa e domani dicono esattamente il contrario. Purtroppo, oltre al fatto che noi non possiamo legalmente coprire i rischi di questi sequestri, pensate tutti i danni che si hanno. Noi con la Rosalia siamo stati 7 mesi, mio fratello con l'Erica è stato 11 mesi. E immaginate, per esempio, noi abbiamo avuto i generatori che vanno al naftal, al diesel. Finito il diesel, ci hanno costretto i pirati a tenere ugualmente i generatori in moto perché vogliono tenere la nave illuminata di sera, di notte. Immaginate che cosa abbiamo trovato poi quando la nave è stata liberata per questi generatori, abbiamo dovuto cambiarli totalmente praticamente. Immaginate il danno che si riceve. Per quanto riguarda invece mio fratello, che è stato 11 mesi con una cisterna con petrolio a bordo, questo petrolio praticamente si è indurito e per scaricarlo hanno impiegato mesi e mesi con dei solventi speciali, quindi potete immaginare i danni che si ricevono e noi non potremmo neanche coprirli questi danni. Immaginate se non ci fosse questa copertura, una cosa del genere manda senz'altro all'elemosina l'armatore. Quindi
bisogna fare qualcosa. Io per come mi rivolgo specialmente agli avvocati, la Confidarm già sta facendo molto, perché so che il nostro presidente continuamente lavora perché si risolve sia il problema degli amari sia il problema della copertura assicurativa. Però i nostri avvocati anche si rendessero pure loro partecipi di questa situazione, perché effettivamente è intollerabile. Io penso che anche voi vi rendete conto che sono situazioni, e noi purtroppo continuamente dobbiamo andare lì e continuamente siamo angosciati dal problema che si può verificare. Vi devo dire anche un'altra cosa, e poi fatene voi traete voi le conseguenze. Quando ci sono gli armati stranieri a bordo non succede niente. Ditemi voi che cosa significa questo. Grazie. Non credo di riuscire a risolvere i problemi che sono stati esposti, ma siccome ha parlato di avvocati, noi non possiamo certo usare la forza, però possiamo porci due questioni, giurisdizione e legge regolatrice. Qual è la giurisdizione competente e quale è la legge regolatrice? Lei ha parlato, ha detto che il riscatto è vietato per legge, ma qual è la legge regolatrice quando una nave in alto mare è catturata dai pirati? Cosa si può fare? E penso che l'unica cosa che i giuristi possono fare è cercare di cooperare per vedere di risolvere queste due questioni, giurisdizione e legge regolatrice. Grazie. Allora, per direi per terminare sul... let's try to close on the piracy. Is there anybody else, panelist or anybody else in the public who has questions or comments on piracy? Umberto D'Amato, please.